Sono una quindicina le persone che si sono recate allo sportello dei servizi sociali di Cremona dallo scorso 1 agosto. L'assessorato metterà a disposizione i fondi disponibili che non garantiscono la cifra del reddito di cittadinanza sospeso da quella data. Mediamente il reddito a nucleo, quindi era di, anche in regione Lombardia e in provincia, tra i 450 e i 500 euro, ovviamente tutto compreso, era un reddito che poteva essere speso per il mutuo, per l'affitto, per le utenze, per le spese scolastiche, ovviamente per la spesa alimentare. Oltretutto queste persone del messaggio non riceveranno neanche la famosa carta alimentare, perché il decreto di questa carta prevedeva che fosse incompatibile per chi già percepiva il reddito NASPI o altri sostegni, diciamo, da un punto di vista statale. Noi abbiamo allocato le risorse che annualmente stimiamo per i bisogni delle persone che abbiamo già in carico e qualcosa in più, quindi non garantiremo a nessuno lo stesso livello del reddito, faremo il possibile nel caso in cui appunto si presentino per chiedere aiuto. Tendenzialmente sono uomini, diciamo anche a volte in situazioni di solitudine, nel senso che sono magari persone già che avevano difficoltà a trovare comunque un lavoro, ancorché occupabili, e in particolare anche di età tra i 55 e i 60 anni, quindi anche persone che hanno fatto fatica a trovare un lavoro al di là del reddito, perché comunque insomma quell'età è anche difficile un ricollocamento. Di questo però appunto sono percorsi che principalmente seguono i centri per l'impiego delle varie province. In questi giorni altre richieste di aiuto potrebbero pervenire, perché le persone interessate dalla sospensione sono molte di più. Per quanto riguarda la provincia, complessivamente sono 226. Queste sono persone che afferiscono ai centri per l'impiego, quindi persone tra i 18 e i 59 anni, che erano stati valutati, diciamo, abili e occupabili per il lavoro. E invece noi come servizi sociali abbiamo, da quando è iniziata la normativa sul reddito di cittadinanza, in carico 278 persone, che sono persone che hanno sottoscritto un patto per l'inclusione, in quanto appunto non hanno bisogno di un accompagnamento e non hanno delle fragilità per cui non sono occupabili. Queste persone percepiranno il reddito fino alla fine dell'anno.